sono riuniti per rispondere a una minaccia alla libertà nazionale molto grave. Questa mattina i capi delle principali agenzie militari si sono ritrovati sotto minaccia dei nuovi adattoidi dell'AIM. Il panico è scoppiato quando molte persone hanno visto dei mezzi AIM sospesi sopra le principali città. Mentre l'esercito ha iniziato a mobilitarsi, la nazione è rimasta in stato di nervoso stallo. Ma certo, è roba mia, quella è la mia tecnologia. Un attimo, succede qualcosa? Attenzione! Signore, una richiesta d'aiuto da un luogo sicuro della resistenza di New York. L'AIM ci sta attirando. Se li salviamo, sembrerà che stiamo non attaccando la città. Non importa cosa sembrerà. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, lo aiutiamo. Fate quello che dovete. Partiremo all'alba. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo 12° e forse ultimo episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio siamo andati con Tony sulla stazione spaziale dell'AIM per liberare l'inumano che doveva essere la fonte del potere di del Dottor Turtle. Abbiamo scoperto che questo inumano in realtà era Cap e che quindi la fonte del potere di Turtle era proprio il siero del superuomo che Cap ha nel suo sangue. Nel frattempo ci siamo lasciati che il gioco mi chiedeva di completare una quest, ovvero di raccogliere qualche materiale uccidendo dei sintoidi particolari. L'ho fatto facendo una missione secondaria per Cap e come avete visto nella cinematica di poco fa stiamo per andare a New York, dove l'AIM ci sta attirando per continuare a cercare di infangare la nostra immagine. In tutto ciò però abbiamo visto come il conduttore televisivo, il giornalista diciamo, abbia riconosciuto e abbia annunciato pubblicamente che l'evento degli adattoidi non era altro che un attacco da parte dell'AIM e non da parte degli Avenger come inizialmente si pensava. Tutto questo, direi che possiamo iniziare. D'accordo, Nat. Che cosa abbiamo? Sembra che Pym abbia tracciato quella cosa da quando è apparsa in cielo. Non sembra seguire un percorso predefinito, quindi non possiamo anticiparne i movimenti. Pym ritiene che risponda agli allarmi degli agenti AIM e a quelli dei propri sensori. Ci vedrà arrivare. Probabile. La resistenza ci fornirà i suoi dati, così avremo sempre informazioni sulla sua posizione. Questo dovrebbe darci un vantaggio. Magnifico. Fai preparare il Quinjet. Voglio essere pronto per il decollo. Consideralo fatto. Ok, quindi partiamo alla volta di New York per cercare di capire cosa deve fare questa nave, perché è lì e come distruggerla. Ok, questa è ufficialmente la missione finale della campagna, ragazzi, quindi questo è ufficialmente l'ultimo episodio. Ma penso che voi lo sapevate già perché lo avrò scritto nella copertina, nel titolo, ovunque. Ci stanno contattando, signore. Sentiamo. C'è qualcuno? Ci hanno trovati! Dicono che devono curarci, ma sappiamo cosa significa. Vi prego, qualcuno ci... E questa cos'è? Qualcuno ha trovato una radio? Non preoccupatevi, presto sarete tutti curati. Jarvis, puoi stabilire la posizione? Subito, signore. Ok, andiamo con questa missione finale. Dobbiamo definitivamente salvare gli inumani dalla minaccia di Turtle che ormai ha perso il controllo. Un po' per la pazzia che lo contraddistingue già nel suo pensiero, ovvero di dover curare tutti quanti gli inumani dai superpoteri. Un po' sicuramente il siero ha avuto il suo effetto. In tutto ciò devo dire che c'è sempre un grande punto interrogativo, ovvero... Per quale motivo Turtle ha tutta questo assio nei confronti dei supereroi? Cosa voglio dire? Che all'inizio Turtle lavorava con i supereroi, con gli Avenger. Quindi in qualche modo c'era una collaborazione tra di loro. Questi perché sono parati? Che è infame che gli dà lo scudo. Quindi diciamo che questo odio nei confronti dei supereroi non è una cosa che ha sempre avuto. Perché altrimenti non avrebbe lavorato con gli Avenger stessi. Di conseguenza viene da pensare per quale motivo tutta questa rabbia lo caratterizzi e lo muova in questo modo. Potrebbe sicuramente essere semplicemente per le idee, che effettivamente lui riconosca gli Avenger come causa scatenante delle idee. Ed effettivamente in parte la colpa c'è, perché come abbiamo detto sin dall'inizio, Tony e gli altri sapevano che il reattore non era
più di tanto stabile. Quindi che rischio ci sarebbe stato? Però poi ovviamente le cose sono sfuggite di mano in una maniera che non potevamo prevedere. I nostri amici erano diretti al rifugio. Li troveremo. Ora vai, mettiti al sicuro, amico mio. E in tutto ciò non abbiamo ancora capito qual è il vero scopo di Monica. Perché abbiamo scoperto che era lei la mente dietro a tutta l'operazione. E che il fatto che Cap fosse la fonte del potere di Tarton gli era stato nascosto anche a lui. Ed era Monica che gliel'aveva nascosto. Però non sappiamo per quale motivo ha fatto tutto quello che sta facendo. Per quale motivo questi adattoidi sono tanto importanti. Qual è il suo vero obiettivo finale? Perché sicuramente non è quello di trovare una cura. Il rifugio è vicino. Rilevo qualcosa nell'atmosfera. Un derivato del Terrigen. Ma non ho mai visto nulla di simile. Siamo in pericolo. Non lo siamo sempre? Possiamo, hanno quelle cose che danno la caccia agli inumani. Abbiamo provato a scappare, ma hanno occhi ovunque. Ci occuperemo noi dei cani da guardia, non preoccupatevi. Non intendo loro. Quella cosa è in cielo. È qui! State qui finché non arriva la resistenza. Thor, sembra che ci servirà un po' di supporto aereo. Qualunque sia la minaccia, la affronterò in cielo. Livelli di Terrigen in aumento. Attivati i respiratori. Quella macchina è la fonte del Terrigen alterato. È stata geneticamente modificata per cercare il gene degli inumani ed eliminare il portatore. Uccide gli inumani? Non per molto. Hanno trovato una cura un po' estrema, ma l'hanno trovata, ovvero uccidere tutti quanti gli inumani. Questo Terrigen verde è essenzialmente un veleno per gli inumani. Quindi meglio che Kamala non sia con noi. Devo dire, scusate, ma tutto ciò come l'avremmo fatto senza Iron Man? Per esempio, se avessi scelto Capitan America. Come cavolo ci arrivavamo lassù in cima? Ok, dai, che è quasi andata giù. Bisogna solo finire di buttare giù i motori. Unilaggio pronto. Storretta, non ho capito come fanno ad aggiustarsi. Vai, ultimi razzetti e poi un miraggio lì sul motore e questa è andata giù. Perfetto. Motori abbattuti. Cioè che dobbiamo andare a sparargli in faccia adesso. Ho capito adesso come funziona. Questo praticamente ti... Quegli affari danno lo scudo all'occhio e poi all'occhio gli possiamo sparare. Porca miseria, mannaggia le torrette. Dimmi che esplodi e muori. Ma ti faccio un uniraggio nell'occhio che... Madonna se non lo senti. Oh. Dai che è quasi crepato. Oh, vanno. Via libera! Che cos'è questa cosa? Portiamo la sua scatola nera sulla chimera. Farò un po' di ricerche. Oh, meno male che tutto ciò abbiamo deciso di farlo in un porto, perché se lo facciamo in mezzo alla città, sa che casino. Missione completata, l'istruzione su Manhattan. Jarvis, ho caricato il database del trasmettitore della nave, traccia e lancio. Trovo la rotta. Quel Terrigen scuro. Tarton vuole ucciderci tutti. Dobbiamo fare qualcosa. Non può curare gli inumani, quindi intende eliminarli tutti. Ed è solo l'inizio. Signore. Che abbiamo? Secondo la rotta di volo, la macchina proviene dalla baia di San Francisco. No, non è possibile. Ho sorvolato quell'area decine di volte dopo l'Heyday. Magari è un trucco. Studiato apposta per depistarci. Difficile. Le radiazioni e i residui di minerali confermano che la nave è stata nell'area della baia di recente. Com'è che nessuno l'ha vista?
Come non hanno visto arrivare le navi. È occultata. Una quarantena. Nessun mezzo in entrata o uscita. In bella vista. Esatto. Ho appena intercettato un segnale. Navi da guerra. Centinaia in decollo da San Francisco. No! Se non le fermiamo, moriranno a migliaia! Allora andremo alla fonte. E la fermeremo. Jarvis, rotta per San Francisco. Sì, capitano. Ok. Beh, se dovremo affrontare la fortezza mortale del testone, un esercito di robot e una flotta di navi da guerra, tanto da usarlo con stile, giusto? Ok. Aspetta, non dici quella cosa? Cosa? Lo sai? Avengers Uniti! Sì, beh, non la diciamo davvero. Stai tranquilla, ragazza. Ricevuto. Jarvis, hai la fortezza. Sto mappando le radiazioni ora. George poi si è andato da fare. Sono sopra la fonte di calore, quella del Terrigen AIM. Nat, portaci giù. Kamala e io penseremo alla torre di controllo principale. Thor, Tony, distruggete quanti più generatori possibile. Se fermiamo il segnale, fermiamo le navi da guerra. Hulk, sgombra la strada. Va bene, quindi questa è ufficialmente la nostra ultima missione. E io non avevo idea che San Francisco fosse rimasta così devastata. Cioè, sono 5 anni che San Francisco è completamente distrutta. Cap ha un'armatura nuova fighissima, super spettacolare. E con Cap ho sbloccato il fatto che possiamo sparare, lanciare lo scudo fino a 4 bersagli. Che è molto molto comodo. Vabbè, nel dubbio buttiamo la gente di sotto, ciao. E quindi a quanto pare a San Francisco il dottor Tarton ha potuto operare indisturbato, perché sembrava una zona completamente distrutta e invece l'ha trasformata nella sua piccola città del male. Toglieli di mezzo. Ah, ma anche Hulkino c'ha i pantaloni meccanici adesso. Cioè, Tony che ha fatto un nuovo costumino incredibile. È arrivata la tua ora, George. Vengo a prenderti. Ottimista fino alla fine. Morirai con il sorriso sulle labbra. Avengers, con me. Scommetto che anche loro vorrebbero un mostro gamma. Ce l'hanno. Abominio. Ma è addomesticato? Ma è addomesticato. Le navi stanno emettendo una strana nebbia scura. Che cos'è? La gente è in preda al panico. Tutti urlano e fuggono. Alcuni sembrano risentire della nebbia. È come se attivasse qualcosa dentro di loro. Non ci credo. La IM spara contro l'aviazione. Via di qui, correte! Capitano Rogers, tutti e due eravamo convinti che il Terrigen avrebbe cambiato il mondo. Lo so, e ci sbagliavamo entrambi, George. Non chiamarmi così! Lui ha fallito. Modok non lo farà.
Non esiste cura a questo, o a quello che siamo diventati. Che cosa vuoi dire? Il potere non si può controllare. Adesso lo so. Deve essere distrutto. No. Il nostro sacrificio verrà ricordato, capitano. L'avete sentito, vero? Distruggiamo quel ripetitore. E la sua faccia. Io sto con lei. E anche io. Bestione? Non possiamo arrivare all'ultimo trasmettitore con il Quinjet. Troppo fuoco di copertura. Ci pensiamo noi. Come ci arriviamo? Io seguo Hulk e provo a non ammazzarmi precipitando. Ottimo piano. Datemi un secondo. Accedo al sistema. No. E l'hanno detto ufficialmente. Il dottor Tartan è definitivamente diventato MODOK. Porca miseria. Qui sarebbe carino poter utilizzare una super. È tutto inutile, Captain. Stai portando i tuoi amici a morte certa. Come loro ti hanno portato. E per cosa? Nessuno dei tuoi ammiratori saprà che sei morto per loro. Oh, proprio sul serio con il monologo da cattivo, eh? Ha avuto 5 anni per esercitarsi. Inizia a parlare come te, Stark. Dovremmo lavorarci su. Niente, Tartan è completamente andato fuori di testa ormai. Non è più recuperabile. Lo scudo difensivo è disattivato, Nat. Come va con la porta? Difficile hackerare e combattere allo stesso tempo. Non ti stai divertendo? Vedete quello che vedo io? Quegli adattoidi! Hanno i poteri degli inumani! Li vedo. Abbiamo il nostro compito, ragazza. Lasciamo che Cap faccia il suo. Ecco, ora abbiamo gli adattoidi infuocati. Nella missione che ho fatto prima con Cap, c'erano gli adattoidi invece che controllavano il terreno, non so come chiamare. C'erano tipo delle rocce volanti intorno che gli facevano da scudo. E poi ti lanciavano delle specie di palle di vuoto che ti funzionavano da... Orca miseria. Kamala in tutto ciò, ragazzi, fa sempre più parte della squadra. Sta iniziando a rendersi utile ogni tanto. È sempre una fangirl sfegatata, però. Adesso facciamo sul serio! Perché prima stavamo scherzando? Tienili occupati! Ho quasi finito con la porta! Fantastico, un altro robottone incredibile della morte. Mi spara tipo le bombe incredibili della morte, quindi io penso che andrò a prendere un po' di vita velocemente anche. E poi andiamo a fare subito il robottone. Via, dobbiamo andare a fare la mossa finale al robottone. Niente. Ulchino, aiutami a distruggerlo. Ulchino! Aia. Si sta rivelando abbastanza complessa questa battaglia, eh? Sempre per il discorso che vi dicevo negli scorsi episodi, che c'è un sacco di gente. Ah, ok, ma perché le mosse finali le possono fare anche gli altri. E poi le possiamo combinare, ma che figata, questa cosa non la sapevo. Mamma mia, l'abbiamo devastato questo. No, il modo in cui ti sei infiltrata nella mia compagnia è stato notevole. Non è la compagnia di Monica? Cap, sta bypassando le porte. Sono dentro, Hulk, tienili occupati. Sembra una stanza di conduzione energetica. Probabilmente per l'ultimo trasmettitore. È tutto elettrificato. Cerca un interruttore d'emergenza. La IM deve poter spegnere tutto per le riparazioni. C'è qualcosa che non va! Avremmo dovuto vedere degli inumani ormai! Pensa alla sicurezza che c'era nella prigione.
La IM non li cederà tanto facilmente. Ma non possiamo liberarli finché non siamo sicuri che la IM non userà il gas per ucciderli. Tony, un po' di tatto non guasterebbe. Giusto, scusami, Kamala. No, hai ragione! Dobbiamo fermare il segnale! Ci sto lavorando! Voi copritemi! Captain, tu non c'eri! Non hai sentito le testimonianze! Il dolore! Nessuno dovrebbe vivere così! Su questo siamo d'accordo! Ho visto cosa succede quando chi ha il potere decide chi vive e chi muore, dottore. Non permetterò che la storia si ripeta. Allora non costringerci a vivere un altro A-Day! Non l'abbiamo fatto, George. È questo parte del... Quindi, cioè, il dottore è proprio convinto che i superpoteri siano il problema, quando in realtà, cioè, sta sfociando un po' anche nell'ipocrisia, perché comunque sta facendo un casino allucinante utilizzando dei superpoteri, perché sono tutti gli effetti dei superpoteri. Ho trovato il modo di salire. O la va o la spara. Yo, cervellone, da questa parte. Sono quasi. Attento, Cap. Ricevo strane rilevazioni elettromagnetiche da quella torre. Poteva essere facile. Immagino che poi alla fine combatteremo il dottor Tarton in persona. Cioè, in persona è un parolone, perché in persona è una pippa. Però... miseria. Ah no, questo affare è mortale, non prendo un colpo, devo solo schivare, ho detto schivare e vabbè, ho detto schivare io e poi gli posso tirare due pugni. Schivare pugno. Guarda che antipatico questo affare che non va di sotto. Ok. Poi tra l'altro mi viene in mente una cosa, ma il potere di MODOK è limitato in qualche modo? Cioè magari gli serve una sorta di antenna gigante per riuscire a comandare tutti questi droni. La mente comanda la materia. Ecco, questa è la lettura di cui vi parlavo prima. Schiva. Alla fine non fa niente però. Ti lancio solo sti sassi, ma se li schivi hai fatto. Ok, allora. Facciamo che attiviamo un attimo di furia di Brooklyn là, come si chiama. E la usiamo per spaccare sta affare, va? Era l'ultimo nucleo, la trasmissione si interromperà. No, ricevo ancora il segnale. Arriva dal sito di estrazione. La fonte di calore delle idee, quella che ha causato i terremoti. Qualsiasi cosa ci sia là. MODOK non vuole che ci arrivi. Hai altri problemi, Cuthbert. Ha appena detto una parolaccia. Anzi, Tony, sono un po' occupato. Ok, ti serve una mano? Sì, elimina quei cannoni. Ci penso io. E anch'io. Quindi a quanto pare quella cosa che ha scatenato le idee, che ha sovraccaricato il Terrigen e che sta nella baia di San Francisco, è ancora lì. Ed è in qualche modo la fonte del segnale di queste navi che poi distribuiscono il Dark Terrigen. Meno male che c'è Ulchino. Porca miseria. Che ne pensi, Cap? Il trasmettitore era un'esca.
Tarleton sta ancora trasmettendo. Vi scontrate con l'inarrestabile ondata del progresso, Avengers. È sempre tutto più assurdo. Cos'è successo alla sua faccia? Potete rallentarmi, ma ho abbastanza rabbia da ricoprire tutto il mondo! Avengers, le navi da guerra non devono lasciare la quarantena! Tony, abbatti quei propulsori. Pensavo non l'avresti mai chiesto. Ok, cambio di personaggio, adesso penso che giocheremo con tutti quanti. Dobbiamo distruggere i propulsori di MODOK. Arca miseria, quanti razzi. Però non me li conta come bersagli gli affari. Devo sparare razzi singoli. Via. È diventato abnorme, veramente una cosa inguardabile MODOK. È diventato un animale, il Siero l'ha totalmente stravolto, l'ha totalmente sfigurato. Ok, uno è andato. E ormai si affida totalmente alla tecnologia, perché il suo potere non gli permette di fare altro. Ci pensate, fisicamente MODOK non riesce nemmeno a muoversi, perché c'ha quel testone gigante, deve per forza stare sulla navicella, sulla sedia elettrica a propulsore. Dai che c'ho quasi l'uniraggio. Eccolo. I razzi che mi sono arrivati. Si è arrabbiato. Nuovo livello per Iron Man. Un iraggio un'altra volta pronto, perché c'ho il pranzo. Tutta fatica sprecata. Non cambia nulla. Gli inumani sono una piaga e vanno eliminati. Sì, fa male. Qui ci penso io. Dovete disperdervi. Mi serve tempo. Monica mi ha già contaminato con il tuo sangue, capitano. Come dicevo, cambio di personaggio un'altra volta. Dobbiamo andare a colpire il nucleo centrale. Porca miseria, oh. Comunque è diventato gigantesco in tutto ciò, eh. Il problema è che qua dobbiamo per forza lanciargli lo scudo. Aia. Non devo saltare forse. Sì. Vai. E anche la fonte... No, non è ancora per terra la fonte dell'energia. Schivalo. Che bella questa boss fight, è veramente figa. Lanciamogli lo scudone. Ok. Vai. Dai, quanto gli manca? Vabbè, scende lentissimo. Dai, che è quasi giù. Oh. È a terra! Venite qui da me! Non ancora! Nat, muoviti! Ci sto dietro! Merda! Che cosa facciamo? Sì, vado subito! As soon as you've got enough power, blast him! Il suo scudo cadrà. Capito. C'è stato un attimo di inglese. Altro cambio d'eroe, tocca a Thor. Ma non ho capito cosa dobbiamo fare, perché me l'hanno detto in inglese. Penso che mi devo teletrasportare dentro a questo punto, per forza, con la super. Aia, mi ha preso per la capoccia. Ok, mostra che è pronta, vai. Sapete solo ferire le altre persone. Solo io posso fermarvi. Che cos'è quella cosa? Una sentry dei Kree. Cap, credo di aver capito come fa a fare quelle cose. Abbiamo problemi più grandi. Sì, vedo. Puoi vincere! Alzati! Qua giù! Se ne
Aiuta Kamala! E adesso siamo con Hulk. Oddio, non ho capito bene il termine tattico, il tecnico di quest'affare, come si chiami, ma è tecnologia Kree. Se vi ricordate, quando avevo parlato per la prima volta del Terrigen e degli Inumani, gli avevo detto che gli Inumani sono appunto stati creati in qualche modo dai Kree. Sono, diciamo, mezzi umani e mezzi Kree. Quindi ci sta che il Terrigen sia stato sovraccaricato da quest'affare che non ho capito in quale modo è stato creato dai Kree. E quindi sono stati proprio i Kree a risvegliare il Terrigen e a creare tutto quel casino. Il che ha senso, perché comunque l'esperimento degli Inumani, diciamo che è stato creato dai Kree contro la razza umana. Quindi ha senso che l'abbiano voluta risvegliare. Ma che casino. Per in qualche modo ristabilire la supremazia Kree. Oddio, questi qua sono adattati di ghiaccio. Sono nuovi, non li abbiamo mai visti. Sì, però l'ho fatta la schivata. Aia, no, cazzo, non me ero manco accorto. In tutto ciò ci stanno Iron Man e Thor che stanno combattendo contro questo statuone gigantone. E non ho capito se questo statuone gigantone lo controlla MODOK o se è lo statuone a controllare MODOK. Perché quell'affare ha gli occhi viola. Quindi forse è controllato da MODOK. Forse appunto controlla lui MODOK. È lui che ha dato il potere a MODOK. Basta, non è possibile. E continuano a spawnare. Ah, ma perché c'è quello lì? Per questo si sono glitchati. Perché c'è quello lì fuori che non crepa. Ah, adesso è morto. Tre quarti d'ora, mamma mia. Non ho capito perché alcune cose sono in inglese. Ultimo teoricamente cambio di personaggio. Siamo con Vedova Nera e non ho capito cosa dobbiamo fare. Ah, è sparargli in faccia. E in tutto ciò comunque lo statuone gigantone l'ho visto particolarmente infastidito dagli attacchi di Thor e di Iron Man, eh? Proprio era lì che diceva: oh no, non mi sparate. Comunque MODOK è veramente una pippa, guardate come scende la vita. Ai, no, mi ha preso un coso di vuoto. È stato difficile. So much for making you see reason. If you wish to stand with your captain, you can die together. Il gioco è diventato definitivamente inglese e a quanto pare era MODOK che controllava il cattivone gigantone e non il contrario. Sembrerebbe essere riuscito ad annientare i poteri di Hulk. Non so che... forse devo spaccarlo. Non so che tipo di effetto abbia questo gigantone. E qui finiamo con Kamala, che penso sarà quella che darà in qualche modo il colpo di grazia a MODOK. Ma non capisci! Avrei dovuto controllare il Terrigen!
utilizzare i supereroi. Invece ho creato qualcosa di inumano. No, non è così che si sistemano le cose. Meritiamo una possibilità. So che pensi di poter usare questo potere per fare del bene, ma non sei un eroe. Sei solo un errore. L'unico che rimane da convincere sei tu. Ingigantimento! Fa piano. Complimenti. Bel lavoro. Devi migliorare sugli esperimenti, ma... brava. Davvero? Brava. È stata incredibile. Grazie. Ci date un momento? Cosa? Ho sempre pensato di essere un mentore per te. Mi ero arreso. Quello che sto cercando di dire è... grazie. Posso chiederti una cosa? Sei in castigo fino ai 30 anni, ok? Sì. Bene. D'ora in poi c'è solo la scuola. E le tue gite speciali. Davvero? Oh, Abu! Sono fiero di te, Beta. Però non diciamola ad Ammi, ok? Ok. Dai. Abbiamo da mangiare. Sicuro? Ho fame. E si conclude così la nostra avventura su Marvel Avengers. Veramente... mi è piaciuto veramente, veramente parecchio. Devo ammettere che ero partito un po' scettico, però alla fine si è rivelato un gran titolo. Nonostante ci sia qualche distacco dalla serie cinematografica e dai fumetti, devo dire che è una cosa che va a vantaggio del gioco, perché lo rende indipendente e
hanno creato il loro Avenger, la loro versione personale di Avenger, che secondo me non ha alcun difetto. Ci sta, a parte qualche breve espressione in inglese che non si è capito per quale motivo è stato messo in mezzo, vabbè, forse non l'avevano finito di doppiare col Covid, ci sta. Veramente un ottimo titolo. Io ragazzi ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo per aver seguito la serie. Adesso mi spizzerò un pochino di Endgame e vedrò magari se riusciamo a portare qualcos'altro sul canale riguardo questo gioco. Fatemi sapere nei commenti se il gioco vi è piaciuto, se la serie vi è piaciuta, quali opinioni avete riguardo alla storia, a Modok, ai Kree. C'è di tutto di cui parlare, io nei commenti sono sempre disponibile a rispondervi. Detto questo vi ringrazio ancora e noi ci vediamo alla prossima. In quanto scienziato supremo neoeletto, dovrò estirpare gli elementi deboli dall'interno. Fine delle sorprese e delle distrazioni dai nostri obiettivi. Rimarrà solo un'attenta innovazione. Non fraintendete. L'AIM è ancora il futuro. Dalla clonazione ai viaggi nel tempo, le possibilità sono infinite. Ora iniziamo. Siamo la tua salvezza.